po', perdonatemi. Nel frattempo aspettiamo di nuovo. Ecco qui, aspettiamo di nuovo la Veronica Rossi che entra. Dov'è? Oh. Ciao Giuseppe Smiroldo, Tommasino, è una quinta, quinta. Ecco qui. Come va, dov'è la Veronica? Eccoci, siamo Sono ritornati. cascata perché all'inizio di questa diretta, la terza, ho detto mi sono distratta. Mi sono distratta con Lady Demonic, non ho capito più niente Cinzia, e non ho coinvolto anche. calcolato i tempi. A lei, a Veronica. Sì, chiedo in genere. Veronica collabora anche con noi, con l'agenzia. Stiamo preparando un programma, sì, stiamo preparando un programma ad hoc. Sì, assolutamente. Sì. No, io chiedevo proprio in genere perché, sai, arriva gente nuova, quindi sembra magari così, dici, cadi dalle nuvole, non potevi chiedere prima. Parlo apertamente, io non ho, quindi fai parte dei, come si dice, sei dei nostri. Bene, quindi sei una star e anche noi. Allora Marco mi può presentare lui, così facciamo. Io e Marco ci siamo trovati su tantissimi set, ma non abbiamo girato mai io e lui. E ci siamo visti anche in Portogallo, È ricordi? vero, anche alle fiere dell'arte, è vero, ci siamo trovati sempre in giro per il mondo, sì. E poi l'unica volta che diciamo doveva venire a darmi una mano sul set come attore, perché io ho fatto dei provini, no? Io faccio anche dei provini, io sono anche regista, sceneggiatrice di cose non che non sia normale il porno, però voglio dire altre cose più impegnate. E però quel giorno aveva vocazione un impegno di lavoro importantissimo. Io ho fatto più di 400 film porno amatoriali, io ho fatto anche dei film BDSM, io ho seguito un attimino il dialogo della demoniaca, mi sembra. Ecco, è molto interessante in effetti. Io ho fatto appunto anche un percorso da mistress, però poi ho smesso proprio perché arrivava gente troppo estrema, ecco, questo sì. Per quanto riguarda le tecniche, vedrò anche dei pubblici su quella. Ecco. Io vi dico, sono stata contattata da Johnny proprio per questo suo progetto. E dobbiamo un attimino svilupparlo, ecco, perché ognuna di noi abbiamo la nostra, diciamo, situazione storica, ecco, a livello di artisti, quindi non siamo tutti uguali, ecco. Cioè, questo è, voglio dire, lei ha il seno grosso, io sono piccolo, ecco. Ognuno. Da lì che robe. Però la passione è uguale. Poi dicono che c'è l'invidia tra donne, non lo credo. No, non ci deve essere. No, tra di noi No, siamo l'invidia veramente. no, Il no. nostro settore Ognuna. No, ognuna c'ha il suo, ognuna ha il suo, Bravo, bravo. ognuna ha
ha una propria fisicità, un modo di essere. Il mondo è bello perché è vario, sì, dice. È un po' variato, eh? È variato. Un po' così. Allora, ma... Sei che non parla, eh? Un onore. Dimmi, vero? Ma che non metti il biscottino a bagno da un'ora? Due giorni. Ma bisogna anche sapersi autocontrollare. Pensati. Ecco qua. No, comunque Marco è uno dei pochissimi, rarissimi attori porno in Italia, perché fare l'attore porno non è uno scherzo, veramente non è uno scherzo. Le persone credono, ah, faccio qui, faccio là, questo quando faccio qui, faccio qui, faccio là, spacco il mondo, ma è più elementare. Poi quando arrivi lì con le telecamere, col cameraman, con quello... E tu invece? Perché bisogna essere silenziosi nel momento giusto. Ma bisogna anche avere, diciamo, proprio cioè una concentrazione, ecco, no? Su quello. Sì, sono animale dentro io. No, veramente, no. È un po' più meglio che lo parte questo, ecco. Sta succedendo, vedo gambe. No, ma io sono coperta, io coperta. Aspetta. Ma perché? Bene, allora, ti spiego. Ma no, questo qua è vestito, aspetta, poi ti faccio vedere la gomma dove cioè, è lunghissima, capito? È tipo lungo. Con aspetta, uno spacco stratosferico. L'ho visto, ma allora devo dire, tu sei a Torino, no Marco? Io sto a Genova, io dove sei, Pamela? In Campania. Ah, bene, dai, sì, Salerno. E Gianluca è nella bellissima Sicilia, no, non proprio Sicilia, Pantelleria, il più fortunato di tutti. Ah, ecco, tu sei a Pantelleria. Capito. Te l'ho detto, ci sono stata, troppo bello, vorrei proprio tornarci, troppio bello là. È un bel devi posto. Tornare. E lì i ristoranti sono più del lavoro. No, no, cucina Gianluca, cucino io. Vero, dillo. Io no, neanche per un tavolo. Giro al ponte che è crollato. Sto vicino al ponte qua. Sì. Vabbè, dai. Allora. Vediamo che c'è. Per chiudere in bellezza, vediamo 5 minuti se ci sono, se qualche domanda. Dove si fanno i provini? E... Sì, rispondi tu, Sì, allora. Il sito www.modelnikita.com rispondi tu per il resto. Ragazzi, se avete qualche domanda in particolare scrivete tranquillamente o scrivete nel sito che comunque stiamo già raccogliendo le adesioni. Poi, se non riescono a rispondere a tutti, Giovanni, Jennifer, tutti gli operatori del sito, non vi preoccupate, ma no, risponderanno a tutti. Anche perché noi adesso abbiamo una situazione che sappiamo ben tutti, che siamo ancora in un punto di stallo in Italia per il discorso Covid, quindi non è che diciamo a fare provini, domani abbiamo un film, no, siamo ancora in attesa di essere liberi, quindi intanto pagina casting, sì. Pagina casting, cioè la pagina, sì. Ma ho letto, sì, ho letto che c'è qualcuno che si sta passando per me, va bene, una si è persa. Veramente? E
Spero si faccia valere almeno. Vai, vai Gianluca, vai. Vorrà dire che mi aprirò anche io una scuola come Rocco. Oh, all'inizio quando Pamela ha fatto Instagram, no, il problema è che ogni 5 minuti spuntava un profilo, no? E tu mamma hai... mia. Copiato le foto, copiato. E mi copiavano il profilo. E le foto anche. E a un certo punto gli ho detto basta, è inutile pure segnalarli, non ti preoccupare, scrivi sul profilo che è l'unico profilo che non fai questo, che fai quell'altro, e basta, non puoi stare dietro a sta gente. Questo è il web, quindi lo diciamo pure alle persone, ragazzi, ci possono essere... lo fanno anche con le mie foto, ci possono essere in giro profili che utilizzano le foto di attori, di attrici, profili falsi, quindi occhio, occhio giro. Wow, no, io stavo guardando bellissimo quel cappello lì dietro, quello là nero, tipo la cosa, bello questo. Sì, perché io ho è bello col bastone, bastoncino quello là, ticchetti. Qualsiasi, occhio, state attenti. Purtroppo ti dico, a me è successo, quindi ti dico, non va bene, perché poi fanno dei falsi provini e hanno usato la mia immagine come se io facessi parte del loro, diciamo, del loro gruppo, della loro società, non è così, non è questo, ti so. È un grosso problema questo. È un grande problema, non solo per noi, ma anche per la gente che ci casca. No, perché la mia immagine viene sporcata, come la vostra del resto, e quindi è una cosa che non va bene. Marco, sei ancora in macchina, no? Poverino, pensavo in quei giorni che non ti alleni, no, ma stavo seguendo il discorso ed è vero, è un grosso problema per il settore del porno, dell'arte, tutto lì. Lo so, perché sai cosa, molte persone credono che sia facile, allora... sì, mi farà piacere. Allora, salutiamo. Aspetta, sì. Salutiamo a Gianni Cancellieri, il nostro patron dell'agenzia Model Nikita. A uno a uno, su, io lo saluto. Un bacione a Gianni. Puoi anche farmi uscire e fare il giro di saluti, eh?
non è... non so chi è rimasto, non lo so chi è rimasto. Aspetta, ah, sì. Anche voi parlate, io guardo. Controllo dei mostri. Sì, controlli tu? Sto vedendo. Questi come lo mettono dentro vengono. Boh, non so a chi si riferisce, boh. Forse a qualcuno che commenta, probabilmente. C'è Salvatore Cesare, ciao! Ah, Salvatore Cesare! Che somiglia, lo sa chi somiglia a Salvatore Cesare? A Franco Trentalance. Ah, ma veramente! Saluto anche a Nicola Serrizzo. E vabbè, dei nostri è bello. Saluto. Ah, c'è Johnny, solo Johnny è rimasto. Sì. Se vuole spazio per ricollegarsi, io sono pionesco. Ok, va bene. No, io vado anche a casa, ragazzi. No, almeno saluti Johnny e poi ti lasciamo libera ad andare a nanna. Tanto io aspetta, ti dico una cosa, io non lascio dormire perennemente Gianluca, perché lo tengo fino alle 2, alle 3 di notte a parlare. Le 4 e mezza. Le 5, amore, sei sveglio. Poverino. Poveraccio. Va bene, ci sentiamo dopo allora. Allora, stiamo Johnny. Sì. E mettiamo Johnny. Dai. Sì. Una bacia, okay. Intanto... Sì. Ciao Marco, a dopo. Ciao. Un abbraccio. A dopo. Allora, chiamo Johnny. Eccolo qui. Dov'è? Eccolo qui. Ok. Aspetta, voilà. Aspetta, guarda. Ciao ragazzi, grazie. Mi volevo salutare brevemente. Prima, Marco, non è che era uno che si spacciava per te. Hanno chiesto chi sono. Sono i due pornatori. Io gli ho scritto Marco Pornatore. E Gianluca è il nostro direttore artistico. Ho scritto io. Ah, ok. Era perché pensavo che mi leggessero in tempo reale, no? Quindi lui ha domandato, io ho detto no. Sono, e in realtà, come l'hai letto tu, dice, io sono, c'è uno che si faceva per te, in realtà sono stato io a calarmi, bene, per carità. A calarmi nei tuoi panni. No, niente, ragazzi, vi saluto, è stato piacevolissimo, sì. È stato bello. Allora facciamo così, diamo appuntamento a venerdì prossimo. Venerdì prossimo, alle 21:30, altri ospiti. Vuoi essere nostra ospite venerdì, Veronica? Ci sei venerdì? Sì. Dico tramite WhatsApp, ci sentiamo settimana tramite WhatsApp, così ti facciamo intervistare da Jennifer, dai. Va benissimo, grazie. Okay. E poi dico una chicca, per la settimana prossima c'è ospite anche una bellissima bionda, che non sono io, un'altra. Va bene, faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti. Altrettanto. Me li fate anche da parte a Gianluca, che mi sono dimenticato. Sì, certo. Ciao. Ci facciamo tutti. Ciao cari, ciao. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Dimmi Veronica, dimmi. Alle 20:30, lunedì sera. No. Sarò a Teddy con Enrico Patti. Su canale 5? No. 20:30, no. Dove c'è Alessandro Borghese che fa i 5 ristoranti. Ok, sì, ho capito, perché quello lo vede sempre, è un programma che vede sempre mia sorella. Ciao, ce lo scrivi così, me lo scrivi in privato, così ti seguo lunedì. Bene. Sera, su TV8, bisogna sintonizzarlo, perché aveva cambiato la sintonizzazione il canale. Sì. Ok.
Buonanotte, auguri. Buonanotte a tutti, a venerdì. Voi spegnete che a me parte la musichetta di chiusura. Sì. Ciao. Allora, buonanotte a tutti, vi auguro una buona Pasqua e ci vediamo venerdì prossimo alle 21:30. Ci saranno tanti altri ospiti, tante bellissime donne sensuali. Ci vediamo presto. Buonanotte.